E benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Signori, oggi ci ritroviamo qua nuovamente a Napoli, nuovamente al centro sportivo del Real Caserea. Perché? Perché proprio settimana scorsa è nata una nuova stella. Sto parlando di Mini CR7. Andrea. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene? Allora Andre, settimana scorsa sei diventato il bambino più forte d'Italia e da questo momento in poi hai una grandissima responsabilità, lo sai, vero? Ed è per questo che io sono qui quest'oggi, per testare le tue abilità e capire quanto è forte Mini Cristiano Ronaldo. Ovviamente al pallone d'oro hai dimostrato tantissimo, hai dimostrato tantissime qualità. Quest'oggi ti faccio fare qualche esercizio e vediamo un po' come va. Allora Andrea, ti spiego brevemente gli esercizi di quest'oggi che andremo a fare. Allora, ti testerò in 4 abilità: corsa, dribbling, precisione e finalizzazione. 4 challenge, 3 tentativi e vediamo come ti comporterai. Allora, iniziamo. Allora Andrea, prima prova, velocità, ok? Vogliamo capire e testare quanto sei realmente veloce. Quindi dovrai partire da questa linea ad arrivare fino alla linea di metà campo e quindi vogliamo capire quanto sei realmente veloce sui 25 metri. Sei pronto? Allora Andre, allora 3, 2, 1, via! Allora, è partito, stop! Buono, signori! Di già il primo tentativo, 4 secondi 65, molto molto bene. Hai altri 2 tentativi a disposizione, vediamo se riuscirai a battere il tuo primo record. E allora secondo tentativo Andre, 3, 2, 1, vai! Wow! Sei stato più veloce di prima. Andre, hai fatto 4 e 18. 4 e 18, ti sei superato. Complimenti, vediamo se riuscirei a migliorarti ancora di più. E allora, 3, 2, 1, via! Dai, è l'ultimo, Andre! Allora, ci sta, perché di solito il secondo è sempre quello migliore, quindi quello più buono. Qui siamo andati un pochino peggio, hai fatto 4,28. Però rimane comunque sia il record di prima, che chissà se riusciranno a batterlo i nostri cari amici da casa. Complimentoni Andre, devo dire che sei veramente una scheggia. Sei veloce. Detto questo, direi che possiamo passare alla seconda sfida. Let's go! Seconda mini sfida, Andre, dribbling. Hai dimostrato di avere buone capacità di dribbling, però ti voglio testare ancora più nel concreto. E per testarti ancora più nel concreto, oltre a fare un uno contro uno, non a caso, perché ho chiamato un giocatore che hai già sfidato e hai già battuto. Facciamo entrare proprio lui, Mini Kvaratskhelia! Allora, diciamoci la verità, la nostra sconfitta non è andata giù. Di nuovo uno contro uno, stavolta non bisogna tirare le porticine, ma abbiamo un portiere d'eccezione. Un applauso portiere, è il tuo compagno! Bacino Real Caserea! E che bacino, e che fenomeni! E allora, ci siamo! Allora, 3, 1 contro 1, e vediamo su 3 tentativi quante volte riuscirai a saltare. E allora ci siamo! Allora, 3, 2, 1, via! Partito, di 1 contro 1. Andiamo Andrea! Attenzione! Eh no! Mi sa che Ivan c'è! Andre, ci vuole qualcosa di più, eh? Allora, secondo, vediamo. Dai Andre, buttalo, sì, saltalo! Lo brucia in velocità e segna 1-1. Questo è l'ultimo e decisivo. Attenzione! Finisce qua in, diciamo, pareggio, perché al terzo uno contro uno non l'hai saltato di netto, però comunque sia, no? L'hai un po' destabilizzato, il portiere ha parato, che farei anche complimenti al portierone. Grazie. Come ti chiami? Dario. Classe? 2010. Classe 2010. Non è finita qua perché tra poco ti richiamo, Dario. Va bene. Prendiamogli il numero. Allora signori, è stato, diciamo, una sfida equilibrata. Quindi vi verrebbe da dire, ma vi piacerebbe in un video a parte sfidarvi magari in una challenge? Vi piacerebbe? Signori, a 10.000 like facciamo uscire ufficialmente il video
dove si sfidano. Quindi se volete vedere una sfida a parte, che poi decideremo in corso d'opera che tipo di challenge fare, se crossbar, uno contro uno, porta a porta, football challenge, lo vedrete, vi piacerebbe? Sì. Allora stretta di mano e dopo questo video andiamo a registrare un altro video. Detto questo ti ringrazio Clara, il tuo ruolo qua è finito e proseguiamo con le sfide di Andrea. Let's go! Allora Andre, terza sfida, terza prova, precisione. Alle nostre spalle abbiamo creato un mini percorso di precisione, ovvero c'è una ruota che sospesa in aria, dovrai centrare la ruota con una di questi 5 palloni, ok? Se riesci a centrare il buco sono 100 punti, hai passato la sfida. Se invece decidi di non puntare sulla ruota, puoi puntare sui conetti che abbiamo messo per terra. Quindi hai 3 conetti, se riesci a buttarli giù tutti e 3, hai passato la sfida. Quindi decidi tu su quale cavallo puntare. Parti pure Andre, penultima sfida. Niente, palla che non va. Niente, è una sfida difficile. All'altezza! Incredibile! Dove l'ha messa? E con 3 tentativi, signori, ha chiuso i giochi. Mamma mia, ragazzi, un fenomeno, un fenomeno. Sfido chiunque a fare questa challenge e metterla in 3 tentativi. Andre, complimentoni. Clara, mi sa che è rimasto a bocca aperta, che cosa ne pensi? Bello. Signori, detto questo, ultimissima sfida con Andrea e poi dopo andremo a fare il resoconto di tutto quanto. Ultimissima sfida, finalizzazione, ok? Il tuo punto più forte, perché al pallone d'oro dei bambini hai dimostrato di essere il più bravo a finalizzare. Quindi direi di andare a chiamare il nostro portiere per questa ultimissima sfida. Fino ad ora ti sei comportato veramente bene. Adesso abbiamo appunto chiamato il nostro grandissimo portierone. 5 palloni, finalizzazione, 2 rigori e 3 tiri liberi da fuori. E vediamo la tua percentuale di finalizzazione su 5 tiri. Let's go, andiamo! Primissimo rigore, 2 con parte Andrea! Mamma mia ragazzi, la personalità di questo ragazzo è infinita, guardate come se la ride, guardate come se la ride ragazzi, la personalità di questo ragazzo è infinita. Secondo rigore, E qui si è fatto valere signori, 1 su 2, bravissimo portier, adesso andiamo negli ultimi 3 tiri liberi. E allora, ultimi 3 tiri, quando vuoi Andrea. Bellissimo! Mamma mia che gol! È un fenomeno signori, è on fire! Ma avete visto che tiro ha fatto? Ma avete visto che tiro ha fatto? Ma avete visto? Ma avete visto? E allora, per il secondo tiro, vediamo se riuscirà a fare 3 su 3. Vediamo se riuscirà a fare 3 su 3. Vediamo se riuscirà a fare 3 su 3 ed è 2 su 2 per il momento. Per Mini CR7, per Mini Andrea, che ha l'ultima palla che scotta. Cosa vuoi dire Andrea? A chi lo dedichi questo? C'era spera, il mio mister. C'era spera? Ok, c'era spera, al suo amico. Per l'ultimo tiro! Attenzione! Mamma mia, che gol! Dove l'ha messa? Ma dove l'ha messa? Signori, signori, non ho più parole per questo ragazzo. È un fenomeno. Siamo venuti qua per dimostrare, siamo venuti qua per metterlo alla prova, per vedere le sue qualità e quest'oggi ha dimostrato veramente di essere il bambino più forte su YouTube Italia. Complimentoni. Grazie. Complimentoni. Ma farei complimenti anche al portiere. Grazie. Veramente forte ragazzi, spero che tu possa avere future prospettive perché sei bello alto, 2010 sei importante, sei bello importante. Signori, si conclude qua questo meraviglioso video, abbiamo fatto velocità, dribbling, precisione e finalizzazione e in tutte queste sfide sei riuscito a passare ogni singola prova, quindi direi che il test è stato passato. Fateci sapere, scrivete qua sotto nei commenti quanto valutate il suo overall in confronto a queste sfide che abbiamo fatto, quindi quanta percentuale date ad ogni singola sfida. Mi sei piaciuto Andre, mi sei piaciuto. Prossimamente, come vi abbiamo già annunciato, faremo la sfida Mini Ronaldo contro Mini Kvara, che consegna il suo pallone d'oro. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguite questi due ragazzi perché secondo me avranno tanto futuro. Andre, chi la dedichi questa vittoria? Ringrazio soprattutto voi per quello che mi state dando, ringrazio Cidà, soprattutto il mister che ci fa allenare sempre con tanta cattiveria e quello che le dedichiamo.
Infatti, perché ringraziamo anche il Real Casarea che ci ha permesso di fare questo splendido video. Quindi mi raccomando, andate a seguire anche il Real Casarea. E detto questo, ci vediamo nella prossima sfida tra voi due. E chissà chi la spunterà. Allora, Andrea, non ti ho chiesto, quanti anni hai? 12. 12 anni, ragazzi, classe 2011, ed è veramente così forte. Signori, dimenticavo, quest'anno andremo a rifare i camp. E chissà se non sarete invitati ai nostri camp per sfidare tutti i bambini che verranno e dimostrare quanto siete forti. Quindi mi raccomando, tantissimi aggiornamenti e news in arrivo. Quindi seguite i profili di Fearless V e di Off Samuel, perché vi aggiorneremo sui camp che andremo a fare quest'estate. Mi raccomando, ragazzi, spaccheremo tutto. Quindi seguiteci su ogni piattaforma social e ci vediamo direttamente ai nostri camp. Da Napoli è tutto, dal Real Casarea è tutto. Ti ringrazio, Andrea, ci vediamo al prossimo video. Let's go!